Mercoledì 16 ottobre 2013, alle ore 17, l'assessore regionale all'agricoltura, Fabrizio Nardoni, è stato accolto a Palagianello, presso il municipio, dall'amministrazione comunale e dal sindaco Michele Lavalestra. L'incontro tra l'assessore Nardoni e l'amministrazione comunale è avvenuto in risposta alle sollecitazioni delle autorità locali, a seguito del nubifragio del 7 e dell'8 ottobre, il quale ha recato danni ingenti anche al territorio palagianellese. Al centro della discussione il programma di sviluppo rurale, ossia la procedura adottata per fronteggiare l'emergenza idrogeologica. 1,5 milioni di euro sono i fondi stanziati da parte del Ministero. Al sindaco Michele Lavalestra chiediamo quali sono gli interventi e gli strumenti che l'amministrazione comunale utilizzerà per risanare i danni infrastrutturali e ambientali recati al territorio palagianellese a causa del nubifragio. Innanzitutto siamo partiti subito con un decreto di interventi per somma urgenza e quindi saranno utilizzate risorse comunali. Poi l'incontro di oggi è un incontro molto importante che vede qui la presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Nardoni, al quale abbiamo chiesto di ripristinare immediatamente un dialogo che si era appunto intrapreso con il prefetto e con il presidente Vendola. Questo è stato confermato questa sera, noi lo ringraziamo. Le promesse che stanno facendo su vari tavoli, quindi da Ginusa a Palagianello, credo che c'è da attestare questa particolarità di intervento e adesso lo faremo dei sopralluoghi per far vedere personalmente di quello che è stato il danno provocato qui a Palagianello. Aspettiamo che le risorse vengano stanziate e la Regione Puglia ha già adottato due delibere per lo stato di calamità e alcuni fondi stanziati per Ginusa, che è il comune più colpito. All'assessore Nardoni abbiamo chiesto come verrà affrontata la situazione di calamità naturale in corso. Abbiamo immediatamente, oltre ad aver dato assistenza con i nostri uffici e con il nostro consorzio di bonifica per cercare appunto di limitare i danni, abbiamo immediatamente messo in moto il servizio ispettorato per cercare di definire insomma, i danni che in questo momento questo evento ha creato. Siamo in attesa di ricevere anche le perizie degli agricoltori per poter poi alla fine quantificare. Ciò nonostante, comunque, abbiamo provveduto a redigere due delibere di giunta, una direttamente dal sottoscritto in qualità di assessore delle politiche agricole, che prevede appunto che decreta lo stato di calamità. E l'altra invece da parte dell'assessorato della protezione civile che ha messo, oltre a decretare lo stato di calamità, ha messo a disposizione 350 mila euro per il comune di Ginusa per i primi interventi di urgenza che sono necessitati. Naturalmente successivamente abbiamo anche individuato con il nostro assessorato la possibilità di utilizzare 1,5 milioni di euro per le attività di bonifica, sono risorse che provengono dal Ministero per appunto attività di bonifica e la prossima settimana faremo una delibera di giunta che ci permetterà di far uscire dal patto questo 1,5 milioni e quindi metterle subito a disposizione del consorzio di bonifica per fare appunto le prime attività di emergenza, vale a dire ripristini di pompe degli impianti sollevamenti, ripristini degli acquedotti rurali e qualche strada rurale. Successivamente stiamo anche lavorando su un'altra opportunità del PSR, del programma di sviluppo rurale, siamo in attesa che Bruxelles ci autorizzi l'apertura di una misura oppure dobbiamo spostare le risorse da una misura all'altra, siamo in contatto sia con AGEA che con Bruxelles, spero che per la prossima settimana di poter dare qualche notizia certa e con questo, diciamo, con questa iniziativa saremo nelle condizioni di poter dare delle risorse importanti, una parte alle amministrazioni comunali e una parte agli agricoltori per intervenire diciamo, sulla ricostruzione degli impianti danneggiati, sia a livello infrastrutturale, quindi per capannoni, abitazioni, cioè strade rurali, case rurali, oppure anche per ripristinare tendoni, agrumeti e quant'altro. Che tempi ci sono? Naturalmente, ma siamo abbastanza veloci, volevo precisare questo aspetto. Naturalmente daremo agli agricoltori le risorse ad una condizione, che devono incominciare anche loro ad assumersi la responsabilità di rispettare
il sistema idrogeologico, per cui le risorse le daremo nel momento in cui l'agricoltore ci dimostra che di cambiare location, cioè di andare ad impiantare la nuova attività in zone dove il sistema idrogeologico glielo possono permettere. Dobbiamo incominciare a prevenire i danni e non ad intervenire a danno avvenuto, e siccome il tema dell'acqua è un tema di fondamentale importanza, quale quello della bonifica, mentre il fuoco si riesce a spegnere, l'acqua non si riesce a fermare, quindi bisogna mettere le condizioni dell'acqua di andare dove non fa danni. E noi su questo ci dobbiamo lavorare, abbiamo già organizzato un tavolo di lavoro con le autorità di bacino di Puglia e Basilicata, con i nostri uffici, i nostri assessorati, perché stiamo cominciando anche a programmare progetti per la tutela del sistema idrogeologico e quindi per poter in qualche maniera far finanziare questi progetti con le prossime risorse comunitarie. Mi diceva i tempi, siamo abbastanza veloci, io spero insomma dalla prossima settimana di poter dare anche le altre due delibere, per cui siamo a buon punto. Il sindaco e il consigliere all'agricoltura, Marco Natale, hanno concluso l'incontro con la visita nei luoghi colpiti dal nubifragio, dove l'assessore Nardoni ha potuto constatare personalmente i danni recati ai terreni agricoli completamente distrutti nei pressi del ponte del fiume Lato. Questa volta le risorse economiche e i consorzi riusciranno a garantire la sicurezza del territorio?